Salve a tutti, miei utenti, ed eccoci qui. Questo è un video delle vostre classi di prestigio. Allora, oggi mi è stato chiesto di parlare di una classe molto specifica che viene da qui, dei Campioni da Dovina. Uno degli ultimi manuali che fu tradotto in italiano, che è molto molto sul particolare perché tratta delle associazioni e organizzazioni malvagie o neutrali del Faerûn, del Forgotten Realms. Quindi tutto quello che ruota intorno al potere, l'accumulo di denaro, i piani dei tra virgolette malvagi, perché in D&D si può giocare tutte le parti, però ecco, di solito questo è l'altra parte. E quindi un po' come quello il manuale del male, qui ci sono tutte associazioni e classi di prestigio inerenti alla malvagità, al potere. Infatti oggi parleremo del Cavaliere della Vendetta. Serviva un po' di contesto per poter far capire che questa classe di prestigio già è da una parte schierata, in più agisce secondo alcuni principi. Ok? Cos'è un Cavaliere della Vendetta? Essenzialmente è un modo più carino per dire sicario spezza ossa. Questa associazione, diciamo, questo ruolo viene dato a quelle persone che si devono occupare di compiere vendette contro chi ha fatto dei torti. Ma non è una cosa, proprio, se leggi, non è una cosa fine, capito? Contro i buoni perché hanno fatto quella cosa. No, no. Qui se qualcuno non paga, ci mando lui. Quindi è uno spezza ossa. Fatto in maniera più fantasy perché magari qualcuno non rispetta un patto, qualcuno ha mancato la parola data. Vengono mandati questi, che sono vere e proprie associazioni e hanno capacità per far valere questa cosa. Cioè, tu non hai adempito e adesso ti meno. Infatti la classe verte su questo, 10 livelli, sono belli sostanziosi. È una classe forte, specializzata in ciò che fa, quindi ovviamente quello che fa lo fa bene, ed è una classe per combattenti, il che mi rende molto felice perché copre più ambiti, cioè proprio dice qui guardiere, paladini, guerrieri ci vanno a braccetto, anche se in realtà basta veramente un leggero multiclasse per adattarla a tanti tipi di combattenti, perché qui anche il barbaro non è che ci sta male, ci sono varie build possibili. Andiamo a vedere questi 10 livelli di Cavaliere della Vendetta. Tanti requisiti sono proprio leggeri, perché allineamento legale malvagio, legale neutrale o neutrale malvagio, quindi questa è la restrizione più grande, ecco, proprio l'ideale. Attacco base 5, quindi fa ridere, cavalcare 4 gradi, intimidire 6 gradi per spendere intenzione 2 gradi, molto facile anche questo. Talenti arma focalizzata a una qualsiasi spada, volontà di ferro, perché hanno messo che le spade sono il simbolo di questi cavalieri, quindi molto molto classici, però qualsiasi spada. Si spazia veramente in tutti i stili, due mani, una mano, con due armi. E però devi avere la competenza, armature pesanti e scudi pesanti. Quindi questo si prende col guerriero, si prende col paladino. Ecco perché dicevo multiclasse. Comunque sia, questo è uno di quei requisiti più, tra virgolette, difficili di tutti gli altri. Capite che questa è una classe che già al sesto livello la puoi iniziare, se sei un combattente puro. Allora, cosa prende? Intanto dà vita buono, ovviamente, che andrà da 10. Abilità 2 più intelligenza, quindi scarne. E tiri di salvezza quelli del guerriero. Tempra migliore. Niente di inaspettato. Un classico allestimento. Ma ogni livello prende una o due capacità uniche, più i classici talenti bonus, che adesso andrò a spiegarvi. E sono molto, molto interessanti, perché danno un concept originale, c'è qualcosa di diverso. La sua vera capacità peculiare, per il primo livello, che sono due, sono l'addestramento dell'armatura e il portatore di vendetta. Allora, l'addestramento dell'armatura è semplice, lui avendo sempre l'armatura pesante, ma si intende sempre, 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 andando avanti, questa cosa è oltre la comprensione, comincia a diminuire le penalità dell'armatura di uno, e indossare l'armatura gli conta sempre qualcuno che l'aiuta, anche se per i livelli di tempo, quindi fa più veloce. Se deve essere armatura completa, deve avere sempre qualcuno che lo aiuta, ma fa molto più velocemente. Qui ancora è per far capire cosa prenderà. Ha
Al primo livello sempre c'è la porta di vendetta. Praticamente questa, la spiego semplicemente. Quando deve fare una missione viene dato un bersaglio o una categoria di bersagli, quindi quell'associazione qua. Contro quel bersaglio, dove lui praticamente è specializzato, guadagna un bonus, intanto è più uno, a tutte le prove di cercare, intimidire, osservare precedenti intenzioni e ti ripercolpire i danni. Un po' come il Ranger, solo che non è una razza, è un'associazione o un bersaglio. Viene deciso dal Dungeon Master, quindi quando gli dà la quest. Capite che intanto è più uno, in 10 livelli aumenta, è molto forte. Questi bonus, ricordo, sono cumulativi a qualsiasi cosa. Siamo in 3.5, quindi questi bonus, questi si accumulano su tutto. Al secondo livello, attacco con lo scudo migliorato, che è l'unica capacità che prende specializzata proprio, che quindi devi avere lo scudo, se non lo usi, è un talento gratis, perché attacco con lo scudo è un talento gratis. E contrattacco più uno. Qui si va sulla ciccia buona. Contrattacco più uno dici che prende un più uno a colpire e attacchi mischia contro chi l'ha danneggiato al round primo. Cumulativo a vendetta. Questi bonus uno sopra l'altro. E quindi è molto facile qualcuno il danneggiato al round primo ci prende i bonus. È ovvio che questi bonus adesso cresceranno. Ci va in combo con attacco poderoso. Puoi andare in combo con talenti più specifici, maestria, tanto colpire, ma c'hai anche tanto danno in realtà già di base. Cioè, tanti attacchi perché sei un combattente pieno, magari c'è anche l'arma magica. Capite che ci sono tante combinazioni che si possono fare. Al terzo livello, talento bonus, scelta dal talento del guerriero, quindi viene dato un talento, che quello mai non fa. Al quarto prende praticamente l'ultima capacità speciale, tutto il resto saranno upgrade di quelle che ha già che non fanno schifo. È il contraccolpo arcano. Io l'ho letta. Ha un suo perché. Ogni volta che viene versato da un incantesimo e riesce a tiro salvezza, l'incantatore si becca un di 6 danni non letali di questo contraccolpo. Praticamente la sua volontà di sopravvivere, di farli fuori, un di 6 non letali, che da molto non letali, quindi se incontrano morte e altre creature simili non li prendono, ma non è il suo compito, tra virgolette, lui ha a che fare con persone, con associazioni all'interno del Fedon, quindi di solito sono viventi. Quindi è un pool di danni extra gratuiti che ha sempre, cioè se qualcuno gli lancia qualcosa e riesce a tirare salvezza, cosa che se era paladino è estremamente facile. Ecco perché qui il paladino è molto più indicato anche del guerriero su questa classe. Danni gratis. Pochi? Intanto sì, ma poi aumenta. Al quinto portatore di vendetta più 2, quindi bonus a più 2, e già un più 2 a colpire più dei danni. Io porti più sostanziosi, che pur sulle abilità non fa mai male, però già le abilità c'è un gap più ampio, grazie ai gradi, invece il colpire i danni sono quelli. Al sesto addestramento armatura migliorato, qui ci soffermiamo perché intanto la penalità viene ridotta di 3 punti. Cioè, questo a un certo punto arriva che l'armatura completa è come se non ce l'ha. Ve lo dico. Specialmente se magari è fatta a mithril o se è magica con certi potenziamenti. E può fare una prova di costruzione CD15 che fa ridere, per evitare di rimanere affaticato se dorme nell'armatura. Capite che questo poi lo mette l'armatura completa. Cosa che magari molti gruppi non hanno mai attuato. Ma questo che agisce magari anche da solo, oppure fa agguati, fa cose, già è pronto di lì l'armatura, si sveglia e fa quel che deve fare. O semplicemente a un certo punto questo la toglie più. E a un certo punto del lico questo l'armatura la toglie più, diventa come su pelle. E ultima cosa, sempre, sempre, sì, sempre al terzo livello. La penalità del movimento è ridotta della metà, quindi l'armatura completa portava il movimento taglia media di 9-6 metri, lui va 7,5. Vi ricordo, se ha particolari armature, questa cosa cambia, quindi ci si muove anche meglio. E siamo al sesto livello ancora. Al settimo il contraccolpo arcano fa 2 di 6, quindi ogni salvezza che riesce fa 2 di 6 danni al cast.
Cominciano a essere danni. Handcaster, poi ci metti magari i tuoi attacchi. Quindi anche se tiri una freccia, tu c'hai quei bonus, se il tuo bersaglio, se c'è contraccolpo, come ci avevi capito, insomma. È un connubio potente in tutto quello che fa. All'ottavo livello contrattacco più 2, quindi aumentano ancora le capacità. Al nono portatore di vendetta più 3, che si conclude, e talento bonus, quindi al nono ha 2 abilità interessanti. E al 10 c'ha addestramento dell'armatura superiore e contraccolpo al cane 3d6. 3d6 cominciano ad essere pesanti. 3d6 è come un colpo a turno, un colpo leggero, diciamo, poi dipende dal livello, ma 3d6 fare 3d18 ogni volta che tu gli casti qualcosa ed esce di salvezza. Dopo che c'entra, sai, il giochino gli casta solo cose iperpotenti, non gli casti niente, fa solo effetti che lo colpiscono indirettamente, ma sono 3d6 che entrano. Non dipende dal suo colpirti, ma dal suo resisterti. È molto diverso. Comunque, al decimo, lui, capacità finale, praticamente armatura, cioè in Davide, può dormire sempre l'armatura senza nessuna penalità. Quindi è come se è casupelle. Gli vengono ridotti di meno 5. Meno 5, mi sembra che l'armatura completa dava meno 8. Quindi di base, pure renderla perfetta o con materiali speciali, praticamente è quasi come se c'hai un giacottino. Cioè, tutte le prove tranne il nuotare hanno specificato, questo ve lo devo dire perché ci sta. E inoltre, adesso puoi indossare le mezze armature complete senza bisogno di aiuto. Io ci ha voluto mettere, ma secondo me, poi, nonostante questo, non se ne va più, però lui può indossare armature senza un aiuto, che fisicamente non è possibile, che sono alcuni pezzi che ti devono aiutare, però lui c'ha tecniche, cose che raddoppia solo il tempo. Questo era il Cavaliere da Vendetta, classe molto interessante, molto carina anche da mettere una storia. Questa veramente si adatta alla storia perché ci puoi fare una campagna sopra se il gioco è crudo, politico, nel Faerûn, vai da una parte all'altra. Cioè, capito, si connubia magari con associazioni dove i membri del gruppo sono all'associazione e quindi vi dedicate in bersaglio, magari parti che prima ci lavori, poi scagli, dai qualcosa alle spalle, scagli le gerarchie, poi diventa la tua, tu sei il cavaliere da vendetta, con le tue altre cavaliere da vendetta e porti vendetta. Facile, quando ti scegli il bersaglio. Puoi fare tantissime cose. Classe molto interessante. Bello ovviamente come antagonista, perché se un membro del gruppo è un bersaglio o tutti i membri sono bersagli, che se ci pensate è peggio se un membro è bersaglio perché verrà focussato con questi bonus pesanti, che sembra poco, ma un più 5 a colpire danno non è male, non è male. Capite che da un so perché. Quindi questa è la scheda da vendetta. Ringrazio chi me l'ha consigliato e io lo consiglio perché è sì specializzata, ma l'ambito è ampio. Social, politico, il male, le associazioni, c'è tanto gioco da farci sopra. Avventure possono essere in città, come possono essere in ambienti suburbani, come possono essere anche addirittura da tutt'altra parte perché viene spedito, se qualcuno si è nascosto in mezzo a rude di caverne, dark, tu comunque il messaggio lo devi lasciare, cioè, e là fai capire che i patti vanno rispettati, i debiti vanno pagati, nella malavita funziona così, diciamo, specialmente chi si è letto le organizzazioni malvagie del Faerûn, ci sono metodi di riscossione, anche cose che stanno ancora andando in atto, cioè tutte le alcune avventure ruotano su questo, sugli attriti che ci sono perché qualcuno ha fatto il furbo e sta classe funziona perfettamente. Infatti alla fine te trova perché c'ha tantissima abilità in gente su quello, tralasciando su magia, perché schermabile la magia è facile, proprio ce l'ha fisiche, ce l'ha che con i suoi sensi. Molto bene, questa è la classe, ringrazio chi mi ha consigliata, fatemi sapere, non credo che nessuno l'abbia mai provato. Difficilmente, però fatemi sapere se siete interessati, ditemi altre classi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!